Ciao a tutti, eccoci in un nuovo video di Sbarbata. In realtà cominciamo con la rasatura del busto. Io lo faccio per sempre con questo tagliacapelli, lo metto a zero. Non so se ci arrivi a zero, credo di no, forse arriva ad 1 mm. Comunque il minimo. E andiamo di rasatura, anche se per l'estate. Chi ha il pelo è bene forse, anche se esteticamente non è un granché, ne convengo, è anche un po' comodo per lavarsi il tutto, però se ce l'ho piano, chi ce l'ha, ha una sua funzione protettiva, sia dal freddo ma soprattutto dai raggi solari. Io batto sempre lì. Batto sempre lì perché è necessario. Non si vede granché bene perché dovrei, mi servirebbe un cameraman che cambia continuamente l'inquadratura, ma bisogna che mi e ci facciamo bastare solamente di riscaldo. E poi, come vedete, avendo problemi di batteria, ho dovuto attaccare la presa di corrente, la prolunga in maniera un po' artigianale. Sto utilizzando quell'aggeggio, quel piccolo supportino che avevo comprato, che se dà solamente qualche centimetro in più, neanche 10 centimetri in più d'altezza, il lato positivo è che mi permette di orientare la videocamera in maniera molto efficace. Infatti adesso se io l'avessi tenuta solamente con il piedistallo, la videocamera guarderebbe in basso, invece così ha una elasticità superiore, cioè un'elasticità, un'angolatura. Un video come questo lo vorrei includere tra i video ASMR, perché so che a molti piace questo rumore del rasoio elettrico, così come piace quello del rasoio manuale mentre taglia i peli della barba o i capelli. Qualcuno li chiama video quando non parlano, video not talking, cioè senza parlato, senza parlare, e poi come il famoso ormai ASMR Barber, che penso è l'utente italiano, ma che di fatto si rivolge ad una platea inglese, perché fa tutto in inglese, si chiama Massimo Di Chieti, e lui fa video di rasatura, ma professionali, infatti non da solo, se li fa, va nei saloni di barberia, di parrucchieria, e si fa ravere, barba e capelli a zero, e quelli secondo me li vogliono almeno 50 euro. Perché sono, si vede, va in posti esclusivi,
fanno tutto il servizio completo, anche il massaggio con le creme, i fluidi, le cose, l'acido ialuronico li mettono, ma quello fa, è andato pure in India, in Turchia, per farsi, per scoprire dei barbieri nuovi, c'è uno addirittura che col fuoco fa le rasature. Però diceva che Massimo guadagna un pozzo di quattrini con i suoi video, perché fa 50, 100 mila, anche più di 1 milione a volte di visualizzazioni. Pensare che era cominciato con un... adesso si chiama Asmer Barber, ma lui in realtà aveva cominciato con un canale totalmente anonimo che si chiamava Tarmax 82, 82 è la data di nascita. Poi ha scoperto che sta gallina ha le uova d'oro e giustamente la sfrutta. Lo sto in un certo senso, per chi non lo conosce, promuovendo, ma lui non ha bisogno di una promozione da parte mia, anzi, avrei bisogno io di una promozione da parte sua. Ha fatto qualche collaborazione così, non diretta, non di persona, ma con l'utilizzo dei prodotti, con Guilernia, che è un altro che si occupa di barbieria, ma lo fa per conto suo. Io non è che me ne occupo, perché non me ne intendo, lo faccio perché, come tutti gli uomini, ogni tanto si deve togliere il barbone. E adesso andiamoci per l'appunto a togliere il barbone. Stavolta però non lo faccio con il la lametta, non mi va, faccio solamente con, alziamo un po', l'ho avvicinato, ho fatto l'inquadratura più stretta e andiamo a procedere con la rasatura. Poi farò anche il video più propriamente ASMR, cioè con metterò la crema, l'olio, qualcosa. Così col pizzetto.
Non levo questo pizzetto che mi fa ridere solo guardare, cioè, mi rende 10 anni più vecchio. Intanto faccio uscire Pelucchi dalla finestra. Se non vai un po' contro pelo di sotto nel soggoro, come lo chiama qualcuno, io lo ho sempre chiamato sottocola, che sarebbe l'aggancio morbido di solito che serve per trattenere il casco, l'elmetto o insomma anche i caschetti di protezione da lavoro. Il soggoro, qualcuno lo chiama. Se non vai contro pelo lì non viene bene. Alcuni punti poi devono essere tirati perché sennò non riesci a prendere il pelo. Vabbè dai, non è un granché, ma per essere fatta solo con la macchinetta elettrica basta e avanza. Ora passiamo ai capelli e poi sistemerò successivamente con lo specchio, perché come al solito me lo sono dimenticato. Certo che farselo da soli è un po' un problema, qui dietro.
Ok, adesso prima di passare al vero e proprio massaggio, facciamo, non ho lo spessore adesso, però posso fare un po' di spessore con questo e passiamo sotto braccio anche un po', senza esagerare perché comunque non andiamo dall'estetista, noi uomini, o perlomeno qualcuno ci va, io non ci vado, ma un minimo di pulizia senza però sembrare una donnicciola completamente depilata, io almeno la penso così. Poi è chiaro che in una situazione, per tornare ai vecchi discorsi, sopravviventistica, ma potrebbe essere una banale situazione di guerra, dove, come mi avevano detto alcuni reduci, io li chiamo reduci, non sopravvissuti, perché la differenza è molto quella tra prima e seconda guerra mondiale. La prima guerra mondiale ha creato il fenomeno del reducismo, nella seconda invece sembra che ci siano solo dei macilenti sopravvissuti che si vergognano quasi di aver partecipato. Invece non è così, assolutamente. E come dicevo, questi reduci, soprattutto delle guerre balcaniche, che hanno operato in quella che per la volta era la Jugoslavia, il regno di Jugoslavia, in Albania, in Grecia, eccetera, dicevano che bisognava sembrare barbuti e cattivi perché lì c'era gente, così come oggi e adesso, che non scherza affatto. Allora, adesso con una spugna, con l'acqua un po' possibilmente calda, adesso io l'ho presa un po' tiepida, ci diamo una ripulita. Prima di passare crema ed olio. Allora, fatto questo lavoro, iniziamo con questo prodotto qui, Nivea Antirughe Q10 Plus, e questo è per il contorno occhi, si sbatte un po' e si mette qui, ha una sfera d'acciaio che a mano è il famoso roll-on, che una volta era gli estratti di caffè, adesso lo fanno con varie cose e rinfresca molto il contorno occhi. Potete metterlo anche qui ai lati e anche un po' sul, come si chiamano qui attorno, sotto gli zigomi, insomma, dai. E poi una volta messo si picchietta per facilitare l'assorbimento. Anche sopra.
Ecco, di regola adesso bisognerebbe aspettare qualche minuto che si assorbe e si asciughi. Nel frattempo che fa questo lavoro, mettiamo questo olio, questo balsamo agli oli essenziali, 12 oli essenziali. Non è il famoso olio 31 che ha 31 erbe, che oltretutto l'olio 31 originale costa più di 30 euro a bottiglietta. Ma ce ne sono altri sempre validi a 31 erbe, questo però è risparmio, ce n'è 12. Mettiamo questo che comunque idrata, ne viene giù pochissimo per volta. Vediamo un po' se si vede con le gocce. E iniziamo, ha un odore molto di selvatico. Che comunque alla cute la rasatura non fa mai bene. Ecco perché un altro dei motivi, oltre al risparmio, non mi piace farla a lametta, ma anche quella lì con l'elettrico, il tagliacapelli elettrico, non è che sia, cioè meno ti radi e meno stressi la pelle. Quindi una pelle meno stressata si mantiene più a lungo giovane. Oltre che naturalmente non prenderci il sole, questa è la base, il fatto di non prendere il sole, troppo sole. Massaggiate anche qui il collo alla base della testa con movimenti che vanno soprattutto verso l'alto, ma anche un po' da destra a sinistra e viceversa. Si asciugherà subito perché comunque ci sono dove ci sono dei capelli o peli anche rasati a zero. La maggiore superficie, il maggiore attrito tende a consumare un sacco di più sia l'olio che la crema, se usate la crema. Di questo ne va giù talmente poco che io personalmente lo uso senza risparmio, cioè in abbondanza, perché non unge, per quanto ce ne mettete, le gocce sono sempre poche, quindi non è che vi ritrovate unti, a differenza di una crema che invece magari ci mette tanto ad assorbirsi. Anche un po' sulla schiena dove arrivate. Ecco, adesso si è anche asciugato oramai il roll-on, possiamo metterne un po' anche sul viso. Anche qui la precedenza va data ai punti dove, cioè permesso che si mette dappertutto, però
La precedenza va data ai punti dove si formano le rughe di espressione con l'età, quindi la fronte, il contorno occhi, quei lati dove ci sono le famigerate zampe di gallina, che tutti noi vogliamo evitare il più a lungo possibile, perché sono un evidente segno di vecchiezza. Un uomo di 30 anni, o a volte anche meno, una donna, con le zampe di gallina, dimostra più anni rispetto che un uomo o una donna, magari che arriva alla soglia dei 50 anni, più là è difficile non averle, che invece ce le ha molto molto limitate. Anche con questo movimento qui, tirando quindi in alto la pelle del volto, qui ai lati, sempre sulle tempie, fino alla fronte. Vediamo di avvicinare un po' la videocamera. Ecco, così è più evidente per il viso, poi la riallontanerò quando metterò la crema corpo. Anche qui un altro punto è il contorno labbra. Se voi vedete, gli anziani hanno le labbra che sembrano eternamente screpolate, non tanto dentro ma ai lati, e quello è un chiaro segno di anzianità. E così queste infossature qui, che magari in qualche giovane, soprattutto ragazze, può essere carine, no? Quando si sorride, a molti hanno delle fossettine pronunciate, però a lungo andare sono anche queste fondamentalmente delle rughe d'espressione che poi non sono tanto belle. Il collo va trattato con una certa attenzione, perché anche un collo cadente e rugoso è brutto. Poi con questo olio qui si possono fare dei massaggi, anche solo per il benessere, soprattutto qui sulla schiena, alla base del collo. È molto rilassante, scalda. Anche qui dietro le orecchie. E direi che con l'olio ci siamo. Adesso torniamo al busto. Ecco, siamo tornati al busto. E mettiamo la crema corpo, che è una crema molto semplice, economica, questa qui. Crema corpo lenitiva con olio di argan. Una crema piuttosto pastosa. Massaggio deve essere anche un piacere, non solo per spandere il prodotto. Quindi da farsi con calma.
Arriviamo fino alle braccia, già che ci siamo. Senza dimenticare qui le intercapedini della clavicola, eccetera. Ok, fatto questo, passiamo al viso, ci sono varie soluzioni, adesso ci sarebbe questa che io però utilizzo di solito quando faccio la barba con la lametta, in cui la pelle viene veramente sottoposta ad un forte stress. Ho preso proprio ieri una crema nuova della Nivea antirughe all'acido ialuronico, ricostruzione, non mi ricordo, adesso ce l'ho lì, solo che adesso faccio difficoltà perché c'è il treppiede e il bagno è molto stretto, quindi non la vado a prendere, sarà per un altro, per una prossima volta. Poi ne ho anche un'altra che fa il paio con questa, Nivea Q10 Plus antirughe, ma anche quella invece ce l'ho in camera mia, quindi utilizzerò sempre questa, che tra l'altro questa costa più di tutte, probabilmente perché è quella con la quantità maggiore di acido ialuronico. Anche qui i punti, quelli più attenzionati, sono sempre il contorno occhi con la tempia, dove si formano le zampe di gallina. Non andate troppo sulla barba perché tanto vi consumate un sacco di crema abbastanza inutilmente, perché sul corpo si stressa di più, è meno abituata a ricevere la rasatura, per chi ne ha bisogno poi, perché non tutti hanno bisogno di radarsi il corpo. Invece la barba ha una pelle più spessa, più abituata alla rasatura, quindi non è che serva tutta questa. Se ci mettete un po' di olio, è grasso che cola, letteralmente. Un po' anche sopra, il contorno occhi, perché anche se c'è una pelle molto sottile, c'è anche lì, e col tempo può decadere, qui lateralmente. E anche qui un tantino attorno alle labbra. Sulla tempia non manca mai, ne basta poca, ne basta soprattutto di questa crema qui. Ne basta veramente poca. E fronte naturalmente, dove si formano la maggior parte delle rughe. Mettete la quantità che ritenete necessaria, la bisogna, in maniera tale che sentite la cute sufficientemente idratata, perché
non deve asciugarsi subito, cioè non lo dovete sentire subito asciutta senza più niente. Ci vuole tempo, la crema ha bisogno di tempo per essere assorbita e bene. Se sentite che ce l'avete messa appena appena e non, insomma, non vi sentite già più niente appena subito dopo l'applicazione, io consiglio di farci un'altra passatina, perché significa che l'ha assorbita, la pelle era talmente assetata che l'ha assorbita subito. Invece è necessario dare da bere, idratare alla pelle, ma anche una volta nutrita, che gli rimanga fuori uno strato di un film, una pellicola, di che sia di olio, che sia di crema, comunque di grasso, che la protegge, che piano piano nel corso di un'ora, due ore, poi assorbe a mano, che quindi ha anche un rilascio graduato, un assorbimento graduato, che è sempre molto positivo, in maniera tale che l'operazione di cura del corpo, della pelle, non si esaurisce qui in bagno nel momento stesso dell'applicazione, ma prosegue anche successivamente. Ok, io ho terminato, adesso devo solo sistemarmi con lo specchio qui dietro, dopodiché ho fatto. Io vi ringrazio per la visione, chi mi è stato a guardare, spero che questi video piacciano, fatemelo sapere e vi auguro una buona giornata a tutti quanti, al prossimo video.